Avete presente la teoria nazista del superuomo? Ecco, ma quanti gerarchi nazisti rispecchiavano esattamente o anche si avvicinavano all'ideale di superuomo? Praticamente nessuno. Pensiamo a Hitler, piccoletto, capelli mori, non molto aitante, anzi, e con qualche problema fisico ereditato ancora in giovane età dal corredo genetico paterno e materno. Pensiamo a Göring, un grassone, mostruosamente obeso e col fisico sfatto dall'abuso di alcol, di cibo, ma anche di droghe. Oppure pensiamo a Himmler, il capo delle SS, miope, col viso paffuto. Assolutamente non il prototipo del superuomo ariano. Oppure pensiamo all'uomo cui Adolf Hitler aveva affidato il delicato compito della propaganda interna, di convincere ogni uomo e ogni donna della Germania che la rivoluzione nazionalsocialista era l'unico metodo per traghettare la Germania al di là delle secche della Repubblica di Weimar e che la dittatura, in fondo, era solo un prezzo da pagare nei confronti della grandezza. Joseph Goebbels nasce anche lui con dei problemi. Ha il piede equino. Cosa significa? Che la pianta del piede non è esattamente a 90 gradi rispetto alle ossa della gamba. Tende a poggiare piuttosto sulla parte anteriore del piede, come i cavalli, appunto, che poggiano la zampa sulla parte anteriore dell'unghia. E questo problema che viene acuito sempre più col passare degli anni, ma anche con una malattia, l'osteomielite, che gli impedisce di partecipare alla Grande Guerra, di essere iscritto nelle liste dei coscritti, lo porterà a zoppicare sempre più vistosamente per tutto il resto della sua vita, al punto ogni tanto di doversi appoggiare a dei leggii oppure a dei bastoni. Non si può dire quindi che nemmeno Joseph Goebbels potesse essere il prototipo del superuomo germanico. Eppure, questo giovanotto, nato nel 1897 nell'attuale Renania, divenuto uno dei più stretti collaboratori di Hitler dopo esserne stato uno dei più feroci critici all'inizio, è diventato famoso soprattutto per una frase a lui attribuita: ripeti una, due, cinque, dieci, cento, mille volte una bugia, e questa bugia diventerà verità. Che l'abbia detto o che non l'abbia detto, la filosofia di Goebbels è sempre stata questa: raccontare la propria versione, ripeterla all'infinito, finché il proprio ascoltatore non è perfettamente convinto, anche dovesse essere una bugia, non importa. Goebbels fa carriera soprattutto nel dopoguerra. Trascorre il periodo della Grande Guerra studiando al ginnasio e al liceo, mentre altri gerarchi, futuri gerarchi del partito nazista come Hitler, Göring, ma anche Rudolf Hess combattono sui campi di battaglia, lui a scuola, quel piede equino non gli ha permesso di farsi arruolare. E quando la Germania imperiale crolla con la rivoluzione di novembre del 1918, con la proclamazione dei primi Soviet, la Repubblica Comunista Bavarese che viene soffocata nel sangue, Freikorps, i tedeschi armati tornati a casa dal fronte, che non dismettono la divisa, ma anzi massacrano i propri concittadini che hanno abbracciato il comunismo. In questo periodo di enorme confusione, il giovane Joseph Goebbels si rifugia nella politica. Ed è una politica precisa, una scelta precisa la sua, quella del nazionalismo, un nazionalismo spinto che lo spinge, scusate il gioco di parole, ad ascoltare i comizi degli oratori più focosi. A questi comizi conosce persone molto importanti. Uno di questi è Erich Ludendorff, è un nome famoso. Erich Ludendorff è uno dei grandi generali imperiali che ha conservato intatta la propria nomea, anche a dispetto di qualche sconfitta. Ludendorff, insieme a Paul von Hindenburg, è giudicato dai tedeschi come una sorta di mito vivente. E soprattutto Ludendorff vuole far politica, vuole avere un ruolo nella Germania di Weimar, nella Repubblica che ha preso il posto dell'impero. Altri amici nuovi che il giovane Joseph Goebbels si fa sono Julius Streicher, altro appassionato oratore di stampo nazionalista, i fratelli Strasser, tutta gente che gravita attorno a un minuscolo partito nato in Baviera, il partito dei lavoratori tedeschi, il DAP, che in breve tempo diventa il SDAP, il partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. Ma se il nucleo del partito nazista è a Monaco di Baviera, Joseph Goebbels, assieme a Georg Strasser, preferisce lavorare a Berlino, una città grande, una metropoli, con problemi forse anche più pesanti rispetto a quelli di Monaco di Baviera.
Berlino è una città estremamente cosmopolita, al cui interno cova tanto le aspirazioni della vecchia nobiltà che vorrebbe restaurare i privilegi di un tempo, quanto le aspirazioni dei ceti più bassi, più modesti, gli operai, che guardano inizialmente con simpatia alla rivoluzione sovietica. E poi c'è la borghesia, la piccola borghesia, la media borghesia. Ecco, Berlino è una città, come si diceva, molto complessa. Ed è qui che Goebbels inizia a far politica, scrivendo su giornali, perché Goebbels inizialmente fa il giornalista, si occupa soprattutto di politica e lo fa dalle pagine di un giornale, un settimanale esattamente, il Völkische Freiheit, che ha un'impronta inizialmente liberale e poi fortemente conservatrice. Ma le simpatie nazionaliste del giovane Goebbels sono anche troppo per la redazione del Völkische Freiheit, che dopo un po' lo licenzia. Questo perché Goebbels inizia a scrivere degli articoli, dei fondi, degli elzeviri, in cui dice: noi tedeschi siamo nulla, la Germania è tutto. Sembra quasi di sentire le note dell'inno tedesco, Deutschland über alles in der Welt, la Germania soprattutto nel mondo. C'è questa voglia di riscatto, ma forse anche peggio, quello che verrà chiamato revanchismo, il desiderio di prendersi una rivincita, una revanche nei confronti dei francesi che hanno sconfitto assieme agli inglesi e agli americani la Germania imperiale, francesi che hanno imposto riparazioni di guerra esorbitanti con l'economia che va a rotoli, francesi che occupano la Ruhr, la zona industriale tedesca a occidente, per avere garanzie sui pagamenti dei danni di guerra. In quel periodo, mentre a Monaco di Baviera va in scena il putsch della birreria, e ne abbiamo già parlato, Goebbels ha un approccio completamente diverso, un approccio potremmo dire quasi progressista all'interno del partito nazista. È l'ala più radicale, quella rivoluzionaria, quella quasi proletaria, che è incarnata da Georg Strasser e che guarda con simpatia al capitano di fanteria Ernst Röhm, che è diventato il fondatore delle SA e l'agitatore principe delle rivolte di piazza. Mentre Hitler è in prigione, condannato agli arresti di fortezza per il putsch della birreria, Goebbels scrive ai vari delegati del partito nazista e chiede che Hitler venga messo ai margini. D'altronde, i primi risultati elettorali del partito nazista sono estremamente modesti. Solo 9 deputati, poco, pochissimo. La scelta di appoggiare Erich Ludendorff nella corsa alla presidenza della Repubblica di Weimar è disastrosa. Hindenburg, il vecchio amico rivale di Ludendorff, stravince le elezioni e diventa presidente del Reich. Ludendorff perde e perde anche la faccia, tanto che Hitler, uscito di prigione, lo scarica davanti a tutti, lo definisce un disastro, politicamente parlando, ma non solo. Hitler, uscito di prigione, decide anche di fare i conti con quel giovanotto che a Berlino lo vorrebbe fuori dal partito. D'altronde Goebbels è un abile oratore, ha buoni rapporti con la stampa, sa muoversi nel mondo della comunicazione, ma nei confronti di Hitler patisce inizialmente un senso di inferiorità, anche perché Hitler nel frattempo si è dotato di un ufficio stampa niente male per essere il capo di un partito ancora piuttosto piccolo. Alle spalle Hitler ha un pubblicista e un editore di primo livello come Ernst Haffstengel. E tra Haffstengel e Goebbels inizia una piccola rivalità fatta di posizioni politiche, di idee, di proposte, di campagne elettorali. Quella imbastita da Goebbels a partire dal 1929 come campagna per la scalata al potere in maniera democratica convince Hitler. I risultati cominciano a vedersi. Elezione dopo elezione, il partito nazista acquista seggi. Non solo, Goebbels ha avuto la fiducia di Hitler per un ruolo molto delicato, quello di Gauleiter di Berlino. Cosa significa Gauleiter? È il responsabile di una regione, poi durante la dittatura diventerà sostanzialmente il succedaneo del sindaco. Il Gauleiter si occupa della sezione del partito nazista in un Gau, cioè una regione o una provincia. Ebbene, a Goebbels viene data la responsabilità di Berlino, di quella città cosmopolita così problematica, una città che Hitler vorrebbe conquistare elettoralmente parlando, nonostante la ritenga una città rossa, cioè piena di socialisti e di comunisti, suoi avversari acerrimi, non solo nella cabina elettorale, ma anche per le strade. Ebbene, la parlantina di Goebbels, le sue idee che stuzzicano e affascinano il ceto operaio,
fanno guadagnare al partito nazista sempre più consensi, tanto che Lohnstab acquista voti, molti voti, a Berlino, sempre di più, sino ad arrivare alla soglia degli anni 30, quando Lohnstab ormai è quasi maturo per governare. Ha una bella fetta di Parlamento, del Reichstag. E quando Hitler ottiene l'agognato cancellierato, mettendo fuori gioco tutti i candidati del presidente von Hindenburg, ma anche cacciando dal partito Georg Strasser, che è diventato estremamente scomodo, è il trionfo di Goebbels, che ottiene l'incarico di ministro della propaganda. Dal suo seggio al Reichstag, già nel 1928, Goebbels studia la platea, capisce con quali partiti parlare. Si rivolge al partito degli industriali, al partito degli ex monarchici, a tutti i partiti che compongono l'area più conservatrice e nazionalista. Propone a questi di lavorare per Adolf Hitler, per portare Hitler a comandare sulla Germania. E quando Hitler, sfruttando il pretesto dell'incendio del Reich, ottiene pieni poteri per poi liquidare la vecchia ala movimentista, quella di Ernst Röhm, nel Notte di lunghi coltelli, e ne abbiamo già parlato in un altro video che vi invito a riguardare. Ebbene, Goebbels al suo fianco. C'è lui, c'è Himmler, c'è Göring, ci sono tutti i componenti di quello che diventerà il gabinetto di Adolf Hitler da cancelliere. E in quel gabinetto Joseph Goebbels ha un incarico delicatissimo, quello di ministro della propaganda. È lui che provoca nel tedesco che ascolta la radio delle reazioni forti, ma di simpatia nei confronti del dittatore. Fa intuire al tedesco il bisogno di una voce forte, di una voce chiara, autorevole, anche violenta se serve, per guidare la Germania, quella Germania emersa da un caos terribile, quello successivo alla Grande Guerra. Non solo. Goebbels si scaglia contro tutto ciò che non rispecchia la Germania a livello sociale, scientifico e culturale. Goebbels è un antisemita, Goebbels è un anticomunista, Goebbels è contrario alla cosiddetta arte degenerata, l'arte figurativa, l'arte futurista, l'arte dadaista, l'arte di Gauguin, l'arte di Picasso. Sono tutti artisti degenerati. Non solo, Goebbels ce l'ha a morte con la massoneria, fa di tutto perché Himmler includa un dipartimento all'interno della neonata Gestapo che persegua i massoni, che sono ritenuti nemici terribili per il nuovo stato dittatoriale, perché non si piegano alla voce unica. Insomma, Joseph Goebbels diventa un uomo alle spalle di Hitler, colui che gli sussurra nell'orecchio le idee per le nuove campagne di stampa e colui che ne riceve le confidenze e le instrada verso il megafono della propaganda. E quando scoppia la guerra, il primo settembre del 1939, Goebbels diventa l'uomo del microfono, l'uomo che gestisce tutta la comunicazione del Reich, instradandola in un'unica direzione, la ricerca della vittoria definitiva. Per cosa? Per ottenere quello che Hitler chiama lo spazio vitale, quello che serve alla Germania per prosperare, quel futuro radioso che era già stato prefigurato nel Mein Kampf, scritto in carcere da Hitler e che diventa una sorta di manifesto costante della dittatura. Per fare tutto ciò, Goebbels non bada a spese. D'altronde ha praticamente pieno potere su tutti i media. Non solo, è anche estremamente brillante perché riconosce il talento degli attori del cinema, dei registi come la Riefenstahl, ma non solo, anche di speaker radiofonici che arrivano dall'estero. È il caso di William Joyce, Lord Ho Ho, il signor Sghignazza, un traditore inglese che, affascinato dalle idee del nazismo, si è trasferito in Germania e si è messo al servizio della dittatura nazista. Lord Ho Ho è uno degli anchorman di punta dei programmi radiofonici delle reti del Reich. Ma Goebbels non si accontenta di questo. Goebbels ha voce in capitolo su ogni questione. Goebbels è un uomo estremamente temuto all'interno del Terzo Reich. Tant'è vero che quando gli ufficiali della Wehrmacht che vogliono ribellarsi a Hitler iniziano a progettare l'assassinio del dittatore, lo includono nella lista delle personalità da uccidere o, in caso di impossibilità di assassinio, da arrestare e rinchiudere in un carcere a vita. Joseph Goebbels non è presente a Rastenburg alla riunione del 20 luglio del 1944, nella Wolfschanze, quando il colonnello Conte von Stauffenberg fa esplodere la sua valigetta con quell'esplosivo al plastico.
Non c'era Goebbels, era a Berlino, nella sua residenza, ma è uno dei primi a mettersi in contatto con la tana del lupo, a capire che Hitler è vivo. Ed è Goebbels che, quando il comandante del battaglione Grossdeutschland, il maggiore Otto Remer, va ad arrestarlo su ordine di von Stauffenberg, è Goebbels che capovolge il fronte, fa parlare Remer con Hitler al telefono, lo convince, gli fa capire che Hitler è vivo e che la congiura non è dell'SS, ma degli ufficiali della Wehrmacht. È persuasivo, estremamente persuasivo. E ha un'altra dote che a Hitler piace sempre di più, specie dopo il 20 luglio del 44. È fedele. Mentre Göring inizia a pensare a se stesso, alla sua pellaccia, alle ricchezze che ha accumulato facendo razzia in mezza Europa, cercando modi per scalzare Bormann dal governo e per prendere il controllo del Reich, mentre Himmler negli ultimi giorni di guerra le prova tutte per convincere il conte svedese Bernadotte a intavolare delle discussioni di pace con gli alleati, Goebbels è al fianco di Hitler, è con lui nel Führerbunker sotto la cancelleria a Berlino. E nel bunker ha portato la moglie e i figli. Perché lui crede che ci potrà essere ancora speranza per il Terzo Reich. È lui che alla notizia della morte di Franklin Delano Roosevelt, una morte che comunque prima o poi doveva accadere, perché il presidente degli Stati Uniti portava ancora su di sé i segni della poliomielite, è lui ad andare raggiante da Hitler a dirgli: «Mio Führer, la zarina è morta», ricordando quello che era accaduto a Federico II, Prussia, alla sua guerra contro lo zar, e al fatto che la morte della moglie dello zar, la zarina, che aveva in odio la Prussia, capovolse il fronte. Goebbels, rinchiuso nel bunker, legge ogni sera le memorie di Federico II, anche a Hitler, che ne resta affascinato. Per certi versi potremmo dire che ne resta anche parzialmente soggiogato, è convinto che qualcosa accadrà, qualcosa di miracoloso. E come Hitler, anche Goebbels è convinto dell'esistenza e della imminenza dell'arrivo delle Wunderwaffe, le armi prodigio promesse da Hitler in un discorso fatto alla truppa nel febbraio del 43 a Zaporizhia, e che dopo 2 anni però ancora non si vedono, se ne sono viste troppo poche per dare una reale svolta alla guerra. Goebbels resta nel bunker fino all'ultimo. Göring è scappato, Himmler è scappato, tanti altri hanno tentato la fuga, come Fegelein, il marito della sorella di Eva Braun, rincorso a Charlottenburg, riportato indietro e fucilato. Goebbels non ha mai pensato di fuggire. Goebbels rimane. Rimane anche dopo che nel pomeriggio del 30 aprile del 1945 Hitler si è tolto la vita e ha prima ucciso la sua amante e fresca sposa, Eva Braun. Anche se nel testamento politico di Adolf Hitler il successore nominato è sostanzialmente il Grossadmiral Karl Dönitz, Goebbels avrebbe un ruolo ancora in ciò che resta del Terzo Reich, ma lo rifiuta. La sera del 1° maggio 1945, alle ore 20, Joseph Goebbels decide di chiudere la sua esistenza, non da solo. Segue l'esempio del suo Führer. Aveva già convinto sua moglie a far piazza pulita. Si fa dare dal medico delle SS Helmut Kunz delle fiale di morfina con cui narcotizza i suoi 6 figli messi a letto. Poi i coniugi Goebbels uccidono i loro figli, rompendo nelle loro bocche delle capsule di cianuro. Infine, Joseph Goebbels, l'uomo dal piede equino, l'uomo che zoppicava, l'uomo che era tutto fuorché il superuomo germanico, l'uomo che urlava al microfono, l'uomo che sussurrava all'orecchio di Hitler, l'uomo che ripeteva le bugie 110.000 volte per convincere l'ascoltatore che fosse in realtà, Joseph Goebbels spara alla moglie e poi rivolge la rivoltella verso di sé. Come il suo dittatore, anche lui ha dato disposizione per la cremazione dei corpi. Non vuole che i sovietici, ormai vicinissimi alla cancelleria o a quel che resta della cancelleria, possano esibire i cadaveri, come è avvenuto qualche giorno prima a Milano da parte di partigiani per Mussolini e Claretta Petacci. Vuole che non resti traccia. D'altronde il Reich dei 1.000 anni doveva durare 1.000 anni, ma in caso contrario doveva autodistruggersi, come aveva ordinato Hitler ad Albert Speer, un altro cui Hitler aveva accordato fiducia, ma che alla fine decise di andare per la propria strada, di non distruggere tutto, di non rendere la Germania un campo di cenere. I corpi di Joseph Goebbels, di sua moglie e dei suoi figli vengono bruciati nel cortile della cancelleria, ma non vengono bruciati abbastanza bene. Si carbonizzano, si fa fatica a riconoscerne comunque l'identità, servono
le schede ortodonzistiche per provare a risalire all'identità di quei corpi completamente bruciati. Vengono comunque sepolti quei cadaveri e nel 1970, una volta che i moderni test del DNA forniranno una autentica ragionevolezza sulla identità di quei cadaveri, i sovietici provvederanno a riesumarli, cremarli e disperderli come cenere nel fiume Elba. Un modo forse anche troppo pietoso per salutare l'uomo che voleva essere il megafono del dittatore, l'uomo che suggerì le peggiori nefandezze al dittatore, l'uomo col piede equino, il deforme, che se non fosse stato amico personale del dittatore, suo collaboratore, forse in nome di quella deformità avrebbe pagato un prezzo carissimo, come era avvenuto a tanti altri sfortunati, tedeschi e non, nell'Action T4. L'uomo che rappresentava un controsenso vivente tra il voler essere la perfezione assoluta e il rappresentare la più grande tragedia umana e la sua più tragica imperfezione.